Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 31, 11 aprile 1904. Continuando il solito mio stato, dopo aver molto stentato, quando appena ho visto il mio adorabile Gesù, mi ha detto: «Tu che tanto mi volevi, che cosa vuoi? Che più ti importa?» Ed io, Signore, niente io voglio. Quello che più mi importa è voi solo. E lui ha ripetuto: «Come, non vuoi niente? Chiedimi qualche cosa, la santità, la grazia mia, le virtù che io tutto ti posso dare». Ed io di nuovo ho detto: «Niente, niente. Voglio voi solo e quello che volete voi». E di nuovo ha soggiunto: «Dunque non vuoi più niente? Me solo ti basto? I tuoi desideri in un'altra vita tengono in te che di me solo? Quindi tutta la tua fiducia deve essere in me solo, perché adonta che tu non vuoi niente, otterrai tutto». E senza darmi più tempo, come lampo è scomparso. Ond'io sono restata molto dispiaciuta, specie che per quanto lo chiedevo non ritornava. Onde pensavo tra me: «Io non voglio niente, non penso, non mi curo che di lui solo. E lui pare che non si briga di me. E non so come il suo buon cuore può giungere a tanto».
e tanti altri spropositi che dicevo. Ora, in questo momento, è ritornato e mi ha detto: grazie, grazie. Qual è più, quando il creatore ringrazia la creatura o quando la creatura ringrazia il creatore? Ora sappi che quando tu mi aspetti e stento a venire, io ringrazio te. Quando vengo subito, sei obbligata a ringraziare me. Onde ti pare niente che il tuo creatore ti dia l'occasione come poter restare obbligato a te e ringraziarti? Io sono restata tutta confusa. Capitolo 32, 12 aprile 1904. Questa mattina mi sentivo turbata per l'assenza del benedetto Gesù, onde dopo aver molto stentata, quando appena l'ho visto mi ha detto: figlia mia, quando un fiume sta esposto ai raggi del sole, guardandosi dentro si vede lo stesso sole che sta in cielo. Ma questo succede quando il fiume è calmo, senza che nessun vento turbi le acque. Ma se le acque stanno turbate, adonta che il fiume è tutto esposto al sole, niente si vede, tutto è confusione. Così l'anima, quando si è esposta ai raggi del sole divino, se è calma, avverte il sole divino in se stessa. Sente il calore, vede la luce ed intende la verità. Ma se è turbata, adonta che lo tiene in se stessa, non prova altro che confusione e turbamento. Perciò, tieniti la pace come il tesoro più grande, se ti sta a cuore, di starti unita con me. Capitolo 33, 14 aprile 1904. Continuando il mio solito stato, ma sempre con immensa amarezza nell'anima mia, per la privazione del benedetto Gesù, e dal più viene quando più non posso, e dopo che quasi mi sono persuasa che più non verrà. Onde, quando appena l'ho visto che portava in mano un calice, mi ha detto: figlia mia, se oltre al cibo dell'amore mi dai il pane della tua pazienza, perché l'amore paziente e sofferente è cibo più solido, più sostanzioso e corroborante, che se l'amore non è paziente si può dire che è amore vacuo, leggero e senza nessuna sostanza, onde si può dire che mancano le materie necessarie per formare il pane della pazienza. Quindi se tu mi dai questo, io ti darò il pane dolce della grazia. E mentre ciò diceva, mi ha dato a bere ciò che stava dentro del calice che portava in mano, che pareva dolce, come una specie di liquore che non so distinguere, ed è scomparso. Dopo ciò vedevo intorno al mio letto tante persone forestiere, sacerdoti, galantuomini, donne, che pareva dovevano venire a trovarmi. Parecchi di questi tanti dicevano al confessore: dateci conto di quest'anima, di tutto ciò che il Signore le ha manifestato, le grazie che le ha fatto, perché ce l'ha manifestato il Signore fin dal 1882 che sceglieva una vittima. Ed il segno di questa vittima sarebbe che il Signore l'avrebbe mantenuta sempre in questo stato come ragazza, tale come quando la scelse, senza invecchiarsi o cambiarsi la stessa natura. Ora, mentre ciò dicevano, non so come, io vedevo me stessa e quale come quando mi coricai nel letto, senza che mi fossi niente cambiata, per essere stata per tanti anni in questo stato di sofferenze. Bene, cominciamo la nostra meditazione sul soggetto odierno e cominciando dal primo capitolo. Bellissimo e enormemente istruttivo. Gesù dice e provoca un pochino Luisa con il che cosa vuoi, che più ti importa. La risposta di Luisa è la risposta esatta. Era più bella che si possa dare. Niente, niente, voglio solo voi e quello che volete voi. Ora, la meditazione su questo punto è molto semplice. Voglio solo voi e quello che volete voi. Solo. Cioè,
qualunque altro desiderio, qualunque altra volontà al di fuori, o non c'è per niente, il che sarebbe assai meglio, insomma. Però dovendo muoverci nell'ambito comunque della vita su questa terra, non essendo eremiti, insomma, qualche altra cosa potrebbe anche esserci, ma nulla deve, come dire, catturare, attrarre il nostro cuore, il nostro desiderio, fino a metterci appunto il cuore, l'affetto, che non sia Gesù solo. Questa è la vita nella divina volontà. Non deve mai, come dire, né spaventarci né impressionarci, perché questa vita è una vita bellissima che non toglie nulla a ciò che noi viviamo in questo mondo, ma lo nobilita e lo eleva all'ennesima potenza in bellezza, purezza, santità, in tutto. Perché un'anima che davvero vuole solo Gesù, ama solo Gesù e quello che lui vuole, come si comporterà in tutte le sue situazioni? Non ha detto che ci riesca sempre, ma si comporterà come si comporterebbe Gesù. Si comporterà come si comporterebbe Maria. Ora immaginiamo quanto gradevole, anche quando erano su questa terra, fossero loro compagnie. Quindi, se un'anima fosse realmente unita a Gesù, chiunque la frequentasse, fosse anche per 30 secondi, figuriamoci i suoi cari, i suoi familiari, non ne avrebbe che diletto, che piacere. Perché questa persona sarebbe amore in atto, perpetuo. Luisa continua: io non voglio niente, non penso, non mi curo che di lui solo. Ecco, aveva sempre, cioè, qui si vede, no, questo suo incessante desiderio di rivedere Gesù, di ristare con lui, no? Tante volte abbiamo visto che questa è una caratteristica che dipende dalle esperienze soprannaturali di Luisa, no? Quindi il contatto col soprannaturale, tante volte ci abbiamo meditato sulla base degli insegnamenti dei santi, come dire, un'arma a doppio taglio, nel senso, perché se lo conosci, dopo conosci una nuova forma di sofferenza, che è appunto lo stato di privazione, no? San Tommaso d'Aquino spiega bene che noi non soffriamo le pene dell'inferno, diciamo così, a stare ancora sul pianeta Terra e a non essere morti, solo perché non abbiamo la più pallida idea di quello che sia il paradiso. Ma se noi ce l'avessimo, e ringraziamo il Signore che ce lo occulta, noi non camperemmo più. Veramente non ce ne verrebbe addirittura la folle tentazione, che poi sarebbe una cosa assurda, no? Di trovare un modo per toglierci la vita, insomma, no? Che tra l'altro poi non si può fare, perché la vita ce la toglie solo il nostro Signore, ma si impazzirebbe di amore, no? Tante volte ho raccontato che Santa Teresa, che certamente ha vissuto questa esperienza, racconta lo stato in cui si trovano le anime che giungano alle più alte esperienze mistiche, no? Gli si può dare l'olio santo in continuazione, danno in lacrime, in singhiozzi continui, insomma, perché non gli interessa più niente, ma non perché sono diventate, capito, menefreghisti, eccetera, eccetera, no? Perché hanno visto il loro tutto. Noi purtroppo in questo mondo, quattro chiacchiere, insomma, anche la meditazione, anche la nostra miseria umana, proprio il nostro essere terrestri, no? Il nostro stare in questa condizione ancora adesso proprio strutturalmente limitata, per quanto possiamo leggere, magari i santi che hanno visto il paradiso, tutte queste cose belle, sforzare la nostra fantasia, la nostra cosa, ma non possiamo immaginare. Ecco, quindi, è solo che
abbiamo la risorsa della fede, d'accordo? Perché Gesù è sommamente amato e vuole che noi viviamo queste stesse identiche cose nell'orizzonte della fede e nell'orizzonte dell'esperienza comune, ordinaria, della vita interiore, che però, insomma, certo, senza giungere a questi livelli, come tante volte ho detto, fa conoscere Gesù, fa conoscere la sua bontà, fa conoscere i suoi tocchi, fa conoscere la sua presenza in maniera certamente misteriosa, ma verissima. Ecco. La contemplazione di Gesù, la presenza di Gesù, la compagnia di Gesù e di Maria danno riposo all'anima quando sono cercate e vissute. E quindi qualcosa di questo desiderio, insomma, che animava in maniera spasmodica coloro che sanno di cosa si tratta, insomma, stare con loro, deve in qualche modo nascere anche in noi. E Gesù questo lo guarda, dice, noi abbiamo per esempio momenti in cui lo sentiamo di meno, siamo un po' aridi e lo sentiamo di più, no? Questo chiaramente, vedete come sono discorsi che se una persona non ha vita interiore, sono discorsi completamente astrusi, no? Quindi quasi senza senso, no? Pensiamo per esempio alle nostre comunioni, sono delle comunioni più fervorose, delle comunioni un po' più fredde. Quando abbiamo una comunione più fredda, quel più fredda, come sappiamo, può dipendere dalle nostre non perfette disposizioni, oppure dal fatto che Gesù, come faceva con Luisa, si nasconde, si fa un po' desiderare. Ecco. È perché la logica dell'amore è farsi anche un pochino desiderare, no? Cioè, chi è stato innamorato, chi è stato fidanzato, questo lo sa, bisogna farsi un po' desiderare. È chiaro che se io mi rassegno dinanzi a quello stato, diciamo così, a Gesù non è venuto, ah vabbè, l'uomo dico quattro parole e poi me ne vado. Come dire, il gioco d'amore di Gesù è fallito, perché Gesù si era nascosto perché voleva sentire i tuoi gemiti, i tuoi desideri, i tuoi ritorno a Gesù, i tuoi fatti sentire, il tuo esame di coscienza, diciamo, ho fatto qualcosa, Gesù mio, che ti sei allontanato, mi sono preparato male alla comunione, ho fatto qualche peccato veniale, ho fatto qualche chiacchiera, qualche cosa che ti ha dispiaciuto e tu mi hai tolto la tua presenza sensibile. Quindi non dobbiamo dimenticare nella fede che Gesù ci vede, guarda, ci ascolta, no? E allora dice, quando vengo subito, quando Gesù ci visita, noi siamo obbligati a rendere grazie, attenzione, cioè fossero anche le grazie più piccole che noi possiamo aver ricevuto, ma dobbiamo ringraziare in ginocchio fino a farcele sanguinare le ginocchia. Persone che hanno ricevuto grazie come quella di Luisa, cioè non si sa quello che devono ringraziare, insomma, no? Ma anche chi le riceve nel piccolo. Dice, invece, quando tu vedi l'amore paziente, quando tu invece mi aspetti, io ringrazio te, ma mi aspetti con desiderio, con ansia, no? Quindi quando Luisa sempre scrive, stavo nel mio solito stato e mi sentivo morire perché Gesù non veniva, quelle erano tutte quante cose, erano tutte quante frecce d'amore che lei lanciava a Gesù, e Gesù non veniva proprio perché voleva sentire nel suo cuore quelle frecce d'amore lanciate da Luisa, così come da qualunque anima che si è innamorata di lui. Ecco, poi torneremo sull'amore paziente, sul terzo paragrafetto, no? Forse è meglio farlo subito e poi terminiamo con la sempre attuale piccola meditazione sulla calma e sull'assenza del turbamento. Se oltre al cibo dell'amore mi dai il pane della tua pazienza, perché l'amore paziente e sofferente è cibo più solido. Cosa scrive San Paolo nell'inno alla carità, no? Nei suoi 12 attributi della carità, quel passo favoloso, il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, no? Che è veramente un... San Paolo ha dei tratti, insomma, che non è San Paolo, certamente è lo Spirito Santo che parla in lui, ma ha dei passaggi delle sue lettere che sono indimenticabili, no? L'inno alla carità, solo rileggerlo fa vibrare il cuore, proprio fa... tocca tutte quante le corde più belle, insomma, no? Chi è che non si innamora della carità e che non vorrebbe vivere come è scritto in quell'inno? La carità è paziente, è benigna, la carità
non è invidioso, non si vanta, non si gonfia, non manca di interesse, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità, no? Tutto copre, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta. Il primo attributo è la carità, è paziente. Paziente vuol dire sa soffrire. Per Luisa l'assenza di Gesù era una sofferenza, d'accordo? Noi saremo, come dire, cominciamo a camminare un po' sulla via della santità quando cominceremo a soffrire per l'assenza di Gesù e a prendercela volentieri questa sofferenza, perché sapete, gli uomini generalmente quando hanno una sofferenza prendono la medicina, prendono la cura, insomma, quindi cercano di risolvere il più presto possibile la sofferenza in atto, no? Si distraggono. E invece questa è una dolce sofferenza. Ed è una sofferenza gradita al Signore, perché, capite, chi soffre per la sua mancanza, immaginiamo soltanto a quanta riparazione offre Gesù. Gesù si è lamentato infinite volte, non soltanto con Luisa, ma con tante altre santi e sante, dell'indifferenza, no? La cosa più brutta, cioè non se lo fila nessuno. Cioè uno che ha fatto quello che ha fatto lui, cioè Dio che si fa uomo, un Dio che muore, Dio che soffre, senza che nessuno gliel'avesse chiesto, e facendo una cosa che è indispensabile per te, non solo che nessuno gli dice grazie, nessuno si intende, pochissimi gli dicono grazie, ma la stragrande maggioranza delle persone non se lo fila proprio. Oppure sta come una statua, insomma, nel senso che ricambia con cuori freddi, 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 tanto amore di Gesù, no? Come diceva ieri, riparazione perpetua, chi gliela dà la riparazione perpetua? Luisa, solo con questo, solo desiderando incessantemente la presenza di Gesù, con amore ardente. Voglio solo te, non ci stai, offro questo dolore immenso, questo piccolo martirio, in attesa del tuo ritorno. E Gesù dice, questo è cibo, il pane, l'amore paziente e sofferente, è cibo più solido, più sostanzioso e corroborante, no? Cioè, voi pensate a una coppia, il marito sta fuori un mese per lavoro, cioè, come sei stato? Cioè, se il marito torna a casa e la moglie dice guarda, stavo morendo, che non vedevo l'ora di rivederti, ma cioè, un giorno in più sarei morta, certamente il marito comprenderà che sta moglie l'amava tanto, no? E ugualmente il marito si sta lì per lavoro, ma non vedeva l'ora di tornare a casa per rivedere la sua sposa, e non andando magari a cercare diversivi per consolarsi. Questi sono tutti quanti attestati di amore vero, di amore profondo. Io penso che dobbiamo sempre piano piano imparare, perché la vita nella divina volontà apre questo orizzonte, apre l'orizzonte dell'amore sponsale tra Dio e l'anima, che non è più una metafora, una chiacchiera oppure un'immagine poetica, il profeta Osea che era tanto fissato, insomma, con queste cose, insomma, però sono delle cose che stanno un po' campate in aria, no? Questa è una dimensione che si apre, perché Dio vuole questo rapporto con l'anima, con ogni anima, se l'anima gli consentisse di poterlo vivere. Non è roba da privilegiati. Le manifestazioni straordinarie possono non essere troppo diffuse, questo certamente, ma non sono indispensabili all'instaurazione di un rapporto di questo genere. E poi un'ultima considerazione sul secondo capitoletto che abbiamo affrontato, dove dice che la pace è il più grande tesoro. Se ti sta a cuore starti unita, dobbiamo vigilare notte e giorno. La pace del cuore non deve essere persa mai, ma nemmeno nel poco. Cioè, almeno con l'innervosirsi, no. Quindi quando sentiamo salire un
piccolo, ecco, una piccola punta di innervosimento, immediatamente rintuzzare e sbattere via, d'accordo? Spegnere subito il fuoco. Perché Dio abita in un'anima che sta in pace. Immagine bellissima del fiume, no? Il fiume che sta sotto il sole. Ecco. Pensiamo ai grandi fiumi, certamente non ai torrenti che scorrono, dove stanno le rapide, no? Pensiamo al Po. Pensiamo al Tevere, d'accordo? Per chi facciamo un po' di. Non mi ricordo i nomi dei grandi fiumi del sud, non voglio fare discriminazioni, no? Ecco, nei posti in cui, diciamo così, il flusso della corrente è pacifico, se uno guarda l'acqua ci vede riflesso il sole. È chiaro che in un torrente dove ci stanno le rapide, quindi l'acqua scorre a flussi molto molto veloci, non si vede il sole. Eppure il sole si specchia in quell'acqua. Quindi, vedete, le anime sono tutte quante necessariamente, sotto certi punti di vista, esposte ai raggi del sole divino, perché Dio ci ha creato e ci conserva nell'essere, d'accordo? In continuazione ci alimenta in tante forme, e alimenta in tante forme anche gli ingrati e malvagi, come dice Gesù nel Vangelo, eh? Certo, non con i doni della grazia, ma con tanti altri benefici che gli apporta, no? Però, la stragrande maggioranza della gente non sa di godere i benefici del sole divino, o non ci pensa, così come noi non ci pensiamo, insomma, che ogni volta, ogni mattina è un prodigio il sole che sorge, che se fosse sempre buio la vita non ci sarebbe, no? Allora, quando noi manteniamo sempre questa calma del cuore, ecco, il discernimento, le cose che sappiamo, dove essere necessario per vivere nella divina volontà, no? Quindi vedere le cose, tutte quante le cose con l'occhio della fede. Vedere anche nelle contrarietà la mano di Dio, mantenere il dialogo con Gesù, questo si può fare se io rimango nella quiete interiore, sempre. Se sto agitato, se sto turbato, se sto turbolento, non lo farò mai. Quindi per gli spiriti inquieti e che si agitano facilmente o sono ancora abbastanza in crisi con il vizio capitale dell'ira. Questo è il primo punto di richiesta di supplica, di lavoro, di quello che vogliamo, perché se non si crea la pace interiore è impossibile vivere nella divina volontà, è molto difficile farla. Ecco. Se è calma, avverte il sole divino in se stesso, sente il calore. Nella quiete è più facile sentire l'amore di Dio. Vede la luce ed intende la verità. Nella quiete è abbastanza facile entrare in se stessi, ascoltare la propria coscienza, il proprio cuore, discernere quello che c'è da farsi nella singola circostanza, nella singola situazione, no? Quando questo non c'è, tutto diventa quantomeno più difficile e alcune volte proprio impossibile. E ce ne accorgiamo dalla confusione, non ci raccapezziamo più niente e dal turbamento in cui viviamo. Questo chiaramente impedisce l'unione con Gesù e con Maria. Quindi terminiamo questa meditazione con le parole di Gesù. Se ti sta a cuore di stare unita con me, tieniti la pace come il più grande tesoro.
colloquio con te oggi, o Santa Vergine Maria, è solo una, a un solo punto. Noi desideriamo, ecco, poter ripetere le parole di Luisa. Niente, niente, voglio voi solo e quello che volete voi. Facciamo così, che anziché dare del voi a Gesù, ci mettiamo in quel voi, tu e Gesù. Ecco. Voglio solo voi e quello che volete voi. Non mi curo che di voi e a nient'altro voglio pensare che a voi. Facciamo subito un'eccezione, ma chiediamo anche a te, Santa Divina Maria, la grazia di custodire sempre una profonda pace del cuore, di accendere dentro di noi i desideri sempre più ardenti di te e di Gesù e di vivere nella divina volontà e di darci un grande amore paziente. Paziente sia per le attese delle vostre visite e paziente anche, ci aggiungiamo, con noi stessi e soprattutto con il nostro prossimo, che mai debba soffrire qualche mancanza nostra dipendente dalle impazienze. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.